Alla vigilia del voto referendario, l'ex sindaco di Roma e già ministro delle politiche agricole e forestali Gianni Alemanno ha partecipato a Vibo Valentia a un incontro pubblico per spiegare le ragioni del no alla riforma Renzi-Boschi per difendere la sovranità popolare. Nella sala consiliare dell'amministrazione provinciale il senatore Franco Bevilacqua e gli aderenti al comitato cittadino per il no guidato da Maria Silvestri. Bisogna andare di città in città per spiegare le ragioni del no e soprattutto invitare le persone a votare. La giovanissima orchestra della scuola Amerigo Vespucci, diretta dal maestro Mamone, ha eseguito l'inno di Mameli davanti a un centinaio di marinai e vigili del fuoco che hanno festeggiato così la loro patrona, Santa Barbara. La sua effigie ha fatto da sfondo alla cerimonia religiosa che si è svolta nel piazzale della Capitaneria di Porto di Vibo Marina. Parlare ai giovani di accoglienza, tolleranza e immigrazione è quello che fa da anni la Fondazione Città Solidale Onlus, presieduta da padre Piero Puglisi, che attraverso una serie di strutture di accoglienza distribuite nella provincia di Catanzaro, ogni giorno tutela la dignità dell'uomo, accompagnando gli ospiti delle strutture verso un percorso di integrazione. All'Auditorium Casali Nuovo di Catanzaro, il primo step del concorso Premio Città Solidale 2017. La prima ed unica volta contro il Milan il Crotone uscì tra gli applausi, gli stessi che la squadra di Davide Nicola raccolse la seconda volta a San Siro contro l'Inter. Il Meazza sembra esaltare le qualità calabresi, tutto nell'ultima parte di gara, quella maledetta frazione di gioco che sta penalizzando oltremodo gli squali.